Stiamo registrando. Ecco. Vediamo come si divertono le due ragazze a fare la pizza. Abbiamo bisogno di flour è fiore. Ma flour non flour. Flour è piano, flour è fiore. Flour è farina. Flour. No. Flour. Boh, vabbè. Prendiamo questa farina, la mettiamo in questa ciotola, abbiamo messo un bel po' di sale. Abbiamo messo in mezzo a quella di sale. Mezzo di sale abbiamo mischiato. Abbiamo preparato il lievito. Lievito granulare, dov'è la bustina? Che è questa. 7 Come grammi. Si dice? East. Easy Black East. The fast, easy way to successful. Notiamo le unghie. Sì, fighissime. E l'abbiamo fatto sciogliere qui a 38 gradi precisi. Abbiamo preso un termometro. Non è vero, ma non è troppo poca l'acqua. Ecco. No. Ecco con la farina ferma. Thank you. Poi ne mettiamo un po' di più. Vediamo il rossore. Dai, smettila. Ma è diversa. Già, da quanto cacchio ne metti? Basta, okay. Se no non basta il lievito. Ci siamo precedentemente lavati le mani. La mischiamo. Io direi di prendere un'altra bustina di lievito. No. 7 Perché... grammi. No, mi hanno detto che questo lievito qui è molto leggero. Vuoi prendere l'altra? E poi è per pane. Per il pane? Sì. Vabbè, noi facciamo un esperimento, vediamo se riusciamo. Ma se abbiamo buttato 20 kg di farina. Sì. Aspetta. Abbiamo letto. No, al massimo lo sai che facciamo? Io l'altra volta ho fatto così, poi la fai in padella, capito? E vengono tipo frittelle. Sono buone. Intanto noi smaniamo tutto. Allora. Abbiamo preso l'altro lievito. L'altro lievito. Lo buttiamo. No, ma poi guarda, cioè, sto vedendo che è fighissimo. Guarda come. Pare tipo un mini mangime. Vedi? Poi lo buttiamo dentro l'acqua calda a 38 gradi precisi. A 38 gradi precisi. Prendete il termosifone. Prendete il termometro e ce lo buttate dentro per vedere anche. Ok. Giada, non si fa, perché a te è venuto bene, a me no? Perché devi girare. Gira. Beh, se ce lo butto così. No. Ma guarda! Ci sono i grani! Se lo faccio con le mani? No! Perché? Aspetta, giro io. No, aspetta, ce lo voglio riuscire. Ma dai! Praticamente adesso stavo a guardare, mi sono accorta che inquadrata era solo Winnie the Pooh. Guarda, lo faccio con le dita, guarda. Tanto è roba nostra, non è sto a casa ristorante che... È proprio casereccia, non c'è niente da fare. Sì, sono dei pratiloni! La Sara Cristina. Vedi, così si scioglie. Ma questa per me può essere anche buona come maschera facciale. Ci proviamo. Dai, si ammazza, dai. Aspetta, mettilo un po' sua mano. Senti che effetto fa. Per me niente. Aspettiamo che si secca. Vabbè, dai, ce lo butto dentro. Oddio, butto così. Dai, si è sciolto, lo butto? Sì. Facciamo Aspetta, no, il lievito va alla fine, penso. Credo. No, adesso c'è scritto. Ah, e allora vai. E poi è finito, cioè, tocca solo un pastano. Facciamo la nicchia. La nicchia? Mamma mi ha sempre detto che fa la nicchia. Ne mettiamo un po' per volta. Ma butta. Guarda tu, No, abbiamo fatto le cose professionali. E allora già tu devi levare i capelli. E vabbè. No, ecco. Ma in quadra le mie ciabatte bellissime. Sono stupende, un pound da Primark. Hanno pietà. Però è comodo, penso. La pasta è passata a Giada. La? Pasta è passata a Giada, invece di dire la palla è passata a Giada. Giada, spiega gli ultimi procedimenti. Abbiamo messo dell'acqua, un goccio di olio. Abbiamo messo dell'acqua. Abbiamo fatto sciogliere il lievito, già l'abbiamo detto. Sì. Poi la farina, il sale, il goccio di olio,
e olio di gomito. E olio questo, di questo gomito. Da lì esce dell'olio che va a finire nel polso e da lì automaticamente si forma una pasta meravigliosa. Giusto? Ripetere questo movimento. Più e più volte. Per me stasera digiuniamo. Cioè per me se la tiriamo in faccia poi alla fine è talmente tanto tosta. Abbiamo messo 1,5 kg di lievito. Ai ai, la schiena, poco vecchio. Adesso dovrei prenderla e sbatterla. Sbatterla, è vero. Però... fighissimo, da Cookie sì. Mama io l'ho visto. Però mi prenderò per matta, quindi non... Ma no, fallo. Io l'ho vista a Cookie Mama quando quel coso da Nintendo. Vai, che prendevi devi sbatterlo. Che pulisco, aspetta. Con questo. Lo devi sbattere con tutta la tua violenza. Vai, aspetta. Pronta? Dai, fallo. La pazza. Ecco. Allora, a parte vabbè, che lì stanno giocando a... alla video, alla video play, alla play. Facciamo vedere Giada, ciao. Ciao. Come, lui aspetta perché non l'abbiamo detto, l'abbiamo messa qui per la farla lievitare. Bambina. La nostra bambina con un panno umido. Adesso vediamo un po' e poi l'abbiamo, aspetta, e poi l'abbiamo messa anche lì, lì su, con il giacchetto, questa pasta non so di che. Vai. Ed è raddoppiata. Evviva, no, comunque è raddoppiata, quindi io sul sito ho letto che basta che si raddoppiava. Ecco, guarda, guarda, io non sto facendo nulla. Ah, è il dito. No, aspetta, però questo qui lo prende lui. Che spettacolo! Adesso sviluppiamo il mio metodo, io sono a destra. Ok, mettiamo un po' di olio. Che dice, così va bene o ci deve fare sbogli? Ma mica è una torta che ci deve fare sbogli, la torta. No, io me la voglio fare tonda. La spiattisco così. E dai, che tonda, così ce ne mangiamo del più, no? Ah, di questa mappa di fame. Che cavolo. Eh no, eh beh, io la faccio con le dita però. Ok. Insomma. No. Sì. Sì, sì, è venuta figa. E ah, tu prima faccio? Che ci metto? Niente, mo la devo formare e poi dopo ci metto. Ma no! E la pizza mica la fanno così, ci metti direttamente il sugo. E quella sottospecie di mozzarella che abbiamo comprato. Hai comprato? Ok. Penso che sia abbastanza. Ah, questo è... ecco qua, pezzettoni. Sì. E ce lo spiccichiamo. E io la devo fare con le patate. Facciamo bianca con le patate. Sì. E ci metto un po' di mozzarella alle patate. Per me si attaccano in una maniera mostruosa. No, no, ci ho messo l'olio. Tu, pezzettone, vieni qui. Adesso ci mettiamo questa roba di mozzarella, che mozzarella non è. Tipo vieni formato. Qui. Ma spiaccica, cioè, no? Aspetta. Che faccio? Butto prima la mozzarella? Ma poi si cuoce tutto insieme? Sì, no, sì, no, sì, la mozzarella no. Come no? Alla fine? No, no, sì, sì, alla fine. Io sono un disastro. Le patate, che devo fare? Le taglio così. Le taglio. Tagliale, sì, grossolanamente. Le taglio a fettine. Okay. Anche. Ma sono morbide queste. Ma io mi taglierò un dito. Mi sa che ne taglierò grosso la mia. Ma io lo voglio assaggiare, che dici? Se l'assaggio così muoio. No, non penso, queste andranno mangiate così. Allora l'assaggio. Come l'assaggio così? Non sa di niente. Oh, il sale mi devo usare. Adesso le nostre pizze sono belle che infornate. Non so quanti gradi è perché questo coso ha... Sì? Che è? Tipo questo. Non so quanti gradi è.